ancora Barbato, Sanzaro che pressa, non riesce, riesce a recuperare palla, Laccaria. Buono il pallone, buono anche lo stop, ottimo questo stop del numero 9, Marinaccio Antonio, che però non gestisce bene il pallone, la palla termina in out, poi ancora, ancora Laccaria, buona la parata di Agnaro, vediamo ancora Laccaria in attacco, buona la parata del portiere che oggi sostituisce per la prima volta, mi sembra, Trigoli Francesco, che comunque ancora il numero 7 che ci piace, ci pare in pace, si tratta di salvavita, attenzione perché Danza Valente butta la palla con gli occhi per poco non passa il vantaggio di Sandani. Dicevo, buono inizio anche dell'HD, giocatore che ci sembra più, tratta di Tosco Gianluca perché non ha rispettato la distanza del calcio a 5, bisogna far sì che la squadra possa mettere il pallone in gioco senza ostacolo. Laterale a favore dell'HDR, proprio siamo giunti intorno al terzo minuto della partita 0-0. Danza Valentino, attenzione, un ottimo pallone e il numero 7 del Sant'Agata, Iagullo Gerardo, riesce a mettere in porta, quindi al quarto minuto Sant'Agata in vantaggio con Iagullo Gerardo, 1-0, ma l'HDA non demorde, siamo ancora all'inizio della partita, bisogna giocarsela tutta. Autore del gol, Valentino Danza, marcato molto bene, non riesce a... però attenzione al contropiede, ottimo contropiede e c'è il raddoppio del Sant'Agata con Argentieri Domenico, ancora una volta sull'assist di Danza Valentino, è il secondo assist vincente che permette a Iacullo Gerardo prima e Argentieri Domenico dopo di poter mettere la palla in rete. Siamo giunti ancora al quinto, sesto minuto del primo tempo e il Sant'Agata conduce per 2-0. Naturalmente attenzione perché Sanzaro recupera palla, c'è calcio di punizione. Ma ci sono io ragazzi, calcio di punizione. Io ho fischiato a favore dell'HDA, l'ho scommesso lo stesso Danza Valentino. Due, fischio io, vede la distanza il capitano Sanzano e quindi calcio di punizione, il fallo è stato commesso da Danza Valentino quasi sul laterale, incarica lo stesso Sanzano, il calcio tira ma la barriera respinge il fallo laterale, attenzione perché la palla è tra i piedi del giocatore Salvarica che è Tosco, attenzione perché buona la ripartenza veloce, ripartenza veloce del Sant'Agata, ma nulla di fatto perché il portiere guida fa solo la palla, adesso il Barbato ruba palla, la cadia bene, attenzione perché poteva essere pericolosa questa azione, però lui Tosco non riesce a fare male perché la palla, attenzione ancora Tosco, Tosco Marinaccio che fanno una buona azione, però non riescono a fuggire più di tanto, ancora Argentino, messa la palla al centro, però c'è stata un'azione. Perde la palla l'attaccante dell'HDA, attenzione perché Danza Valentino può far male,
infatti così è, però è bravo il portiere guida dell'HD a recuperare. Attenzione, perde palla ancora Tosco e quindi laterale a favore del Sant'Agata. Se ne incaricherà Danza Valentino, che rimette subito la palla. Arcendieri, Danza ancora, mette a punto Barbato, viene respinto dal capitano Sansano, la palla ancora in out laterale. Bella azione di Danza Valentino, ancora attenzione perché c'è il contropiede a favore dell'Accadia e grande la parata questa volta di piede Ricco Agnano. Agnano Nico, che compie un autentico miracolo e non permette all'Accadia di accorciare le distanze, quindi ancora 2-0. Vediamo Danza, ma ottimo è l'intervento di Sansano Nico. Piede da parte dell'Accadia, però è tutto sinistro Marinaccio, buona l'azione, però poi il numero 7 spreca, salvavita Michele, spreca in malo modo buttando la palla in alto. Aspetta attenzione, dice l'arbitro, perché c'è un giocatore che deve sistemare le scarpe. Agnano su Domenico Argentini, però attenzione perché una palla bellissima di Argentini passa attraverso le tante gambe dell'Accadia e Barbato porta a 3 le segnature del Sant'Agata, risultato pesante come inizio per quanto riguarda l'Accadia, che però non demordi, c'è ancora tanto da giocare. Ottima prestazione, vedete infatti che l'Accadia sta giocando abbastanza bene, però una volta il portiere Agnano, una volta Barbato, una volta Argentini riescono a salvare. Ultimo tocco da parte di Danza e quindi c'è la punizione. Vedete che l'Accadia meriterebbe onestamente di almeno un gol, perché ha giocato, ha impensierito non poco la retroguardia del Sant'Agata, però vedete che probabilmente l'Accadia deve rivedere qualcosa in difesa, perché quando il Sant'Agata scende va male. Adesso ancora Accadia, vedete, contropiede, adesso è Danza Valentino che va a dare una mano alla difesa, parte benissimo la squadra, ottima ancora una volta l'attacco del Sant'Agata, che mette un uomo ancora in condizione di segnare, c'è il calcio di punizione, vediamo, ha segnato a favore dell'Accadia, il portiere che dà la palla, 2 contro 1, Danza che va a dare la scossa alla difesa, si riprende a giocare con il Sant'Agata che sta giocando bene, devo dire che vedete come impensierisce Danza Valentino il portiere, adesso riparte salvavita della Caccia. Ottimo, bellissimo questo gol, molto bello questo gol dell'Accadia, meritato in verità, e salvavita che e salutiamo l'ingresso del numero 10 Mirabella Marco, che nelle 2 settimane siamo stati fermi, ha subito un piccolo intervento, quindi si riprende con una ripresa del gioco ed è ancora incredibile come il giocatore salvavita Michele sta riprendendo in mano la partita, ha segnato il secondo gol, ha messo la palla alle spalle del portiere Agnano Nico e cosa dire, seconda rete, quindi dell'Accadia è partita riaperta, Sant'Agata 3, Accadia 2, Argentieri prova da lontano, nulla di fatto. Intanto noi cerchiamo di avvicinare il capitano dell'Accadia per poter raccontarci un po' questi primi minuti. Allora, partita che si è messa male, vieni più qua, partita che si è messa male nei primi minuti, però adesso 2 gol ottimi, bei gol di salvavita. Sì, è appena rientrato una rifortuna. Ecco, hanno permesso all'Accadia di riavvicinarsi, quindi partita persa. Che partita stai facendo? Io vedo un'ottima Accadia in attacco, però poi subisce qualche gol di troppo. Abbiamo 2 difensori fortunati, 2 rientri infortuni, Mirabella e salvavita. Mirabella è ritornato 10 giorni fa su un'operazione. Ecco proprio lui che benissimo, ecco il pareggio, grande
Aspetta il pareggio dell'HD, quindi partita riaperta e 3-3. Insomma, questo HD ci crede a questo campionato? Sì, ci crede, facciamo quello che possiamo. Scongiuri. Grazie, Vito. Allora, sul punteggio di 3-3 la partita si recupera, il Sant'Agata si è fatto recuperare la bellezza di 3 gol. E adesso ancora un terribile salvavita Michele, che sta giocando un'ottima partita e tra l'altro è l'autore di tutte e tre le reti. Vedete che il Sant'Agata adesso è in superiorità numerica, passa Argentina, non passa però. È buona ancora una volta l'azione del rientrato Mirabella Marco, che come ha detto il capitano ha subito un intervento al ginocchio non più di 2 settimane. Ottimo adesso l'azione del nuovo entrato Fiano Luigi, che impensierisce la difesa dell'HD. Attenzione, perché anche se in maniera fortunosa il numero 6 del Sant'Agata, l'altro Iacullo Francesco, riesce a riportare in vantaggio il Sant'Agata. Quindi quando siamo giunti circa al 14° minuto del primo tempo, il risultato è cambiato ancora una volta ed è al vantaggio del Sant'Agata ed è 4-3. Attenzione, perché c'è un errore in difesa, ne approfitta Danza Valentino, che scarica una bordata, e dobbiamo dire che sul 4-3 manca nei cartellini dei goleador, manca proprio Danza Valentino. Speriamo che il giocatore presto si possa sbloccare. Mette il pallone, vediamo. L'autore del gol Agnano. Laterale a favore dell'HD, ancora che ci gioca al pari in gioco. Buona l'azione, bellissima questa azione dell'HD. Non è fortunato il giocatore dell'HD, trattasi del numero 14 di Rossi. Ancora Danza Valentino sul pallone, Fiano Luigi, la palla è uscita, l'autore del gol, dell'ultimo gol, Iacuro, non riesce a trattenere Iacuro Francesco, la palla in campo. Attenzione, perché l'HD, come vedete, ci deve, sta giocando un ottimo incontro. C'è calcio di punizione netto a favore del Sant'Agata, fischia l'arbitro ed è 4-3 ancora per il Sant'Agata. Il calcio di punizione interessante per quanto riguarda gli attaccanti, e sul pallone proprio Danza Valentino, quello che ha subito il fallo. Vediamo se riesce a mettere la palla in rete ed allungare. Buono il tiro, però la palla esce veramente fuori dalla porta difesa da De Rosa, e quindi ancora si riprende con il risultato di 4-3. Ancora Danza, vediamo se riesce a battere in tempo utile, così è 1-2, bello però la difesa questa volta dell'HD, non c'è fallo, è entrato il numero 15 dell'HD e noi non ce l'abbiamo. Vito, come si chiama il 15? Ancora l'HD, vediamo, ottima ancora salvavita, veramente questo giocatore oggi si sta ritagliando in assoluto la palma del migliore dell'HD, perché oltre ad aver riportato in partita l'HD con i suoi 3 bei gol, però è un giocatore difficile da marcare, un giocatore che sta veramente impensierendo e non poco la difesa del Sant'Agata. Ancora calcia il numero 6, ultimo gol Fiano, che tiene in vantaggio il Sant'Agata, ripresa laterale da parte. Buona questa ancora questa azione, attenzione, perché purtroppo Scopece manca malamente, ma ripeto, un ottimo salvavita. Adesso perde la palla, però dicevo, sta giocando una bella partita salvavita, insomma, la
Arcadia, devo dire. Quattro secondi, il portiere non può tenere la palla più di 4 secondi, quindi dove l'ha lasciato? Allora in pratica ci sono i 4 secondi, il portiere non poteva trattenere la palla più dei 4 secondi e quindi ci sarà un calcio di punizione a 2 a favore del Sant'Anna. E Barbato, buona la soluzione e altrettanto buona la parata del portiere De Rosa. Ancora Sant'Agata, vediamo il numero 4 che non riesce a ribadire a rete. Trattasi di Piano Luigi. Ancora Sant'Agata, Barbato. Ancora lui, Barbato, ne porta 5, allunga un po' a favore del Sant'Agata. C'è stato un altro gol, quindi 5 a 3 in questo momento, quando siamo giunti a un circa intorno al 19° minuto, quindi ancora qualche minuto e poi il primo tempo terminerà. Vedete che Mirabella Marco non riesce, naturalmente ancora fuori allenamento per aver subito un intervento, non ci sembra il Mirabella dei bei momenti, però un giocatore sempre va fare il portiere Agnano Piano lascia il pallone fuori, quindi sarà rimessa in gioco peggiore perché c'è stato un ottimo anticipo, vedete Mirabella Marco, è ancora lui che prende palla, vediamo se si riuscirà a giocare questa azione, ma questa volta perde la palla Mirabella, attenzione perché buona l'azione, vediamo se si riesce, ottimo, veramente un bel gol, si è lasciato troppo solo tirare un giocatore forte come Mirabella Marco che non si è fatto pregare, è insaccato alle spalle di Agnano, quindi tutto da giocare, 5 a 4, ma Accadia in partita. C'è stato qualche cambio di troppo probabilmente nelle fila del Sant'Agata, purtroppo non perché sono entrati giovani, ma perché forse in questo momento è scarso l'equilibrio. Una squadra, tutto dietro. Ancora Mirabella Marco, vediamo il capitano Sanzano che non riesce a tenere la palla in gioco e quindi sarà ripresa dal portiere Agnano. Agnano, Mirabella, attenzione perché c'è Letterio che ha avuto un'ottima occasione, ancora salvavita, vediamo un giocatore veramente sgusciante e difficile da marcare. La palla finisce in laterale, certo in questo momento si sente anche la Valentino, però questi ragazzi, devo dire che questi ragazzi sono veramente il futuro del Sant'Agata, perché sono dei giovani aiutanti, stiamo parlando del numero 7 Iaculo Gerardo, soprattutto di Letterio Vincenzo, il giocatore del 95, anche se il giocatore più giovane è stato schierato in gambe e ha fatto pure un gol, il giocatore più giovane del torneo, e trattasi di Piano Luigi. Da riprendere il gioco l'arbitro e ci sarà calcio d'angolo, se poi ci vediamo ancora a favore dell'Accademia. La partita sta per terminare il primo tempo, siamo intorno al 22°, il risultato per adesso è inchiodato ancora 5 a 4 a favore del Sant'Agata. Cambio perché rimessa irregolare. Rimessa irregolare, bisogna far battere. Sanzano recupera palla il Sant'Agata, attenzione Barbato, ottima l'azione di Barbato, ancora Mandelosa, bravo che para su Barbato, si fa anche male, prende una pallonata in faccia, per fortuna niente di grave, però bisogna fare le cure del caso al portiere. E la rimessa sarà a favore del Sant'Agata e Barbato sul pallone, quindi calcio d'angolo a favore. Ancora il portiere, però la palla finisce direttamente fuori dalla parte opposta.
De Rosa ancora, vediamo sempre salvavita, questa volta però non prende bene la palla. Gentili, ottima l'azione, non lo tocca nessuno, Barbato per poco non porta a 6 le reti del Sant'Agata. Tutto da rifare per il Sant'Agata che sta però adesso abbastanza bene nelle retrovie. Vedete però che è sempre il solito giocatore. Questo incontro, oserei dire senza ombra di essere smentito, che è il miglior giocatore in campo per quanto riguarda l'Accadia, mentre tanti sono i calciatori del Sant'Agata, soprattutto questi ragazzi che stanno giocando bene. Adesso è Letterio che serve un ottimo pallone a Barbato, però vuoi un po' il passaggio lungo, vuoi un po' Barbato, riparte ancora l'Accadia, però è grande Argentieri. Vedete, perché recupera un pallone difficile che poteva essere pericoloso. Buono questo pallonetto da parte di Letterio che però non ottiene il massimo. La difesa di Argentieri è ottima, non si passa da questo parco, perché pallo laterale, sono avvicinamenti anche in cambi troppo affrettati da parte del Sant'Agata. Quando c'era una rimessa laterale a favore dell'Accadia sono stati cambiati due calciatori e non opportunamente, perché hanno rischiato, in quanto l'Accadia poteva pervenire al pareggio. Giustissimo questa espulsione. Espulsione meritata del giocatore Danza Valentino, perché per un fallo inutile, anche niente di particolare il fallo che aveva fatto un giocatore dell'Accadia, però, però Danza fa una stranissima reazione, ingiustificata dobbiamo dire, e praticamente allora quello non gioca più a pallone, certo, lo volevamo dire già, per un atteggiamento a dir poco stupido, immaturo, e lo ripetiamo perché è un bravo ragazzo e non ci aspettavamo da lui questa bruttissima reazione.